Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale Peripatetici Digitali. Oggi parleremo della sofistica. Con i sofisti il pensiero filosofico sposta il suo interesse dal cosmo all'uomo e a ciò che concerne la vita dell'uomo come membro di una società. I sofisti si occuparono di etica, di politica, di arte, di lingua, di educazione e di retorica. Ma furono accusati da Socrate, da Platone e da Aristotele, di cui parleremo nei prossimi video in modo più puntuale, di non divulgare la conoscenza per amore del sapere, quindi in modo disinteressato, ma a scopo di lucro. I sofisti, inoltre, erano girovaghi, si sentivano cittadini dell'Ellade e mal sopportavano di restare confinati entro le mura della città. Erano quindi uomini che manifestarono una grande libertà di spirito nei confronti della tradizione, delle norme e dei comportamenti codificati. Furono infatti chiamati gli illuministi dei greci. Avevano appunto però fatto del sapere un mestiere per essere pagati e questo era un insulto all'amore per la conoscenza, così come la intendevano i fisici. O filosofi della physis di cui abbiamo parlato nei video precedenti. Per questo il termine sofista, che significa sapiente, ha acquisito una connotazione negativa. Questa rivoluzione del pensiero inizia intorno al V secolo a.C. con la crisi dell'aristocrazia e dei suoi valori tradizionali, l'antica arete, che era peraltro legata alla nascita. La presa di potere, infatti, da parte del demos, del popolo, determinò la convinzione che virtuosi si potesse diventare, che il sapere potesse essere acquisito da tutti, e in particolare dilagò l'interesse per la virtù politica. In questa situazione di cambiamento, i sofisti seppero cogliere l'occasione per rispondere proprio ai bisogni del popolo e dei giovani. Tra i sofisti non possiamo non citare Protagora. Nasce ad Abdera tra il 491 e il 481 a.C. e muore verso la fine del secolo. Anche Protagora viaggiò molto, viaggiò per tutta la Grecia e fu apprezzato da Pericle, che gli affidò l'incarico addirittura di preparare una legislazione per la nuova colonia di Turi nel 444 a.C. L'opera principale di Protagora ha titolo Le Antilogie. Per Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose che sono per ciò che sono e di tutte le cose che non sono per ciò che non sono. Cioè, per Protagora, intorno ad ogni cosa è possibile dire e contraddire. È possibile addurre due ragioni che reciprocamente si annullano. Protagora insegnava a rendere più forte l'argomento più debole e questa abilità era sorretta da un procedimento logico, rigoroso e metodologico. I giovani avevano imparato da lui il modo per farsi strada così nelle pubbliche assemblee, nei tribunali e soprattutto nella vita politica. Il suo assioma è divenuto il simbolo del relativismo occidentale e ve l'ho sintetizzato in quella citazione che trovate in copertina, tratta da un frammento: di tutte le cose l'uomo è misura. Quindi è il singolo uomo che stabilisce la linea di demarcazione tra vero e falso. Esiste ciò che è più opportuno e più è conveniente. È l'uomo che è misura ed è misurante rispetto alla verità ed è misurato rispetto all'utilità. Questo relativismo è espresso anche intorno al tema degli dèi, di cui Protagora scrive: non ho la possibilità di affermare né che esistono né che non esistono. Gorgia, invece, nasce in Sicilia
a Leontini intorno al 485-480 a.C. Anche Gorgia viaggiò per tutta la Grecia. È il filosofo della retorica. L'opera di Gorgia più celebre ha titolo Sulla natura e sul non essere. Per Gorgia l'essere non esiste né come uno né come molteplice, né generato né ingenerato. Se l'essere esistesse, per Gorgia, non sarebbe conoscibile. Gorgia, in questo asserto, ricorre al pensiero di Parmenide, il quale riteneva che il pensiero è sempre e il non essere è impensabile. Ma Gorgia osserva che alcuni pensati non esistono. Scilla, la chimera, quindi fra essere e pensiero c'è una rottura. Se l'essere fosse pensabile, non sarebbe esprimibile. Gorgia confida nella ragione capace di illuminare i fatti, analizzare le situazioni su cui è fondata l'etica. Quindi, ancora una volta, non esiste una verità assoluta e la parola acquisisce un'autonomia sconfinata perché non è legata all'essere. Per Gorgia, la parola può essere quindi portatrice di persuasione, di credenza e di suggestione. E l'arte della persuasione è la retorica in forza dell'uso della parola. Ne consegue che il politico è un retore. Per Gorgia, il retore è capace di persuadere i giudici nei tribunali, i consiglieri nel consiglio, i membri dell'assemblea popolare nell'assemblea. Gorgia teorizzò la valenza estetica della parola, che sa muovere i sentimenti ed è addirittura capace di ingannare, come ad esempio la finzione poetica, dove il poeta inganna proprio in forza della creatività della parola. Per oggi vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like, iscrivetevi al canale per essere continuamente aggiornati sul nostro cammino della conoscenza e se volete potete lasciare anche qualche commento. Grazie e buona serata a tutti.